Signore e signori, il palazzo che qui vedete non è solo un magnifico palazzo. Racchiude memorie di secoli, offre impreviste sorprese. Per esempio, qui, nel portico, dove adesso c'è la statua dell'Odalisca, c'era una sala, si faceva musica, teatro. E proprio qui, nel portico, non molti anni fa, c'erano accatastati dei vecchi bauli. E dentro, in mezzo a cianfrusaglie tarlate, ferraglie arrugginite, si è trovato sul fondo di uno un fascio di vecchie partiture. Su una di queste partiture c'erano due nomi, Mozart e Zaide. I secoli sono passati, molte pagine mancano, mangiate dai topi o mai state scritte, ma da quello che resta affiora una storia d'amore e d'avventura sullo sfondo dell'Oriente raffinato e crudele. Navi prese all'arrembaggio dai pirati, fragili fanciulle condotte schiave nei serragli, nobili cavalieri ridotti in catene, sultani o raspietati o racclimenti. I profumi dei giardini, le danze della Dolisca, le scimitarre dei giannizzeri, i conflitti della passione e dell'onore, l'orizzonte del mare lontano, oltre al quale attende la ricompensa di tutte le sventure. Questi frammenti dovevano far parte di un'opera, ma il suo libretto è andato perduto. Quello che resta dà dell'intreccio solo una idea approssimativa e lacunosa. C'è un sultano che si chiama Solimano, il cui animo è insondabile e solitario come quello di tutti i tiranni. Forse in lui può spalancarsi un buio abisso di furia dilaniante. C'è la favorita di Solimano, Zaide. I pirati la rapirono giovinetta dalle lontane coste della sua Europa natale. Finita schiava nel serraglio del sultano, ha tutti i tesori dell'Oriente ai suoi piedi, eppure in lei un'inquietudine struggente. Ed ecco la Zim. Di lui invece si sa poco, pare che sia un cristiano rinnegato che ha avuto l'avventura di salire ai più alti gradi della corte del sultano, ministro, dignitario o qualcosa di simile. Quest'uomo che spia e sogghigna è il capo delle guardie, Osmino. Da lui, se non altro, possiamo essere certi che non c'è da aspettarsi nulla di buono. Ma è un mondo, per il resto, in cui tutti potrebbero considerarsi soddisfatti. C'è uno fra gli schiavi che non riesce a nascondere la sua disperazione. Sappiamo solo che si chiama Gomez. Gli altri, i ribaldi condannati ai lavori forzati, ad esempio, con lui, non sembrano lagnarsi della propria schiavitù. Thank you.
dimenticar come triste questa sorte nella vita e nella morte non esiste la pietà lascia andare e non puoi cambiare anche ridi e non pensar non esiste libertà lascia andare e non puoi cambiare anche ridi e non pensar non esiste libertà saltano gridando. Potessi almeno dormire. Sarebbe un balsamo per me. Voglio invocare il sonno. Sul cortile degli schiavi s'affacciano le finestre del serraglio. Dalle persiane traforate spiano occhi irrequieti, occhi sfavillanti al di sopra dell'orlo dorato d'un velo punteggiato d'argento. Nessuno tranne Solimano ha il diritto di contemplare il viso della sua favorita. Ma Zaide conserva segretamente un medaglione, ricordo gli altri tempi. Nella miniatura il ritratto appare quello di una donna, ardita. Una donna capace di distinguere sotto i rozzi panni d'uno schiavo l'uomo che lei vorrebbe amare. Il medaglione sarà il suo messaggio segreto. Vieni, sonno, tu, fratello della silenziosa notte.
Vieni e distendi per un'ora soltanto le tue ali sulla mia miseria. Cosa mi accade? Mi svanisce ogni forza. Sonno o morte? Non importa che sia. O sonno o morte? Vieni. Thank you.
cullato da così soave ninna nanna, si può supporre che Gomaz abbia dei sogni voluttuosi. Cosa sogna? Gli splendori dell'Oriente. Ma gli splendori dell'Oriente per lui significano la schiavitù, i lavori forzati, la frusta degli aguzzini. Tanto il sogno quanto la realtà forse sono un vortice di cose insensate. Si sveglia e si ritrova nel suo giaciglio di schiavo. Ma che cosa sono queste collane di perle e di smeraldi? E questo ritratto? Nel caos dell'universo esiste un principio di bellezza, un'aspirazione a sentimenti elevati, un ideale. Soffia vento del destino, sversa rigido mio petto, questo scudo imbracerò, questo scudo imbracerò, imbracerò. Si fa chiaro il mio cammino, sì, nel ritratto la mia forza troverò, la mia forza troverò. Soffia vento del destino, questo scudo imbraccerò, si fa chiaro il mio cammino, nel ritratto sì. Questa buona palpitante, questo sguardo di Maria, fanno il mondo così grande, e non temo che la sorte la pazia. Soffia, soffia vento del destino, questo scudo imbraccerò. Soffia vento del destino, questo scudo imbraccerò. Questo scudo imbraccerò, imbraccerò. Si fa chiaro il mio cammino, si fa chiaro il mio cammino, nel ritratto la mia forza, in questo ritratto forza io troverò. Soffia vento del destino, questo scudo imbraccerò, si fa chiaro il mio cammino, sì. Il ritratto è qui con me, soffia vento del destino, questo scudo imbraccerò, soffia vento del destino, sì. Io
Tutto quello che sentite cantato e recitato dai personaggi è scritto nella partitura trovata nel baule sotto il portico, con le parole che facevano parte del libretto originale musicato da Mozart. Per tutto quello che manca, sto cercando io, Italo Calvino, di suggerire qualche congettura. Finora non dovrebbero esserci dubbi su quanto è accaduto. Zaide ha donato a Gomaz con il suo ritratto dei gioielli, forse un dono, forse una prova. Le guardie si sono insospettite. Gomaz poteva essere accusato di avere rubato, ma l'hanno trovato così lontano, tutto preso da chissà qual misterioso medaglione. Zaide sapeva. E si sono incontrati i due predestinati, e il resto bisogna indovinarlo. Una scaletta di seta. Zaide ha detto a Gomaz di trovarsi stanotte sotto il balcone del serraglio, lei gli calerà una scaletta di seta. Nella notte, in giardino, si sente solo il canto del cuculo. Gomaz attende nell'ombra. Una nuvola scorre e lascia apparire un raggio di luna che illumina la scala di seta. E a questo punto dovrebbe entrare in azione il potente ministro. Alla Zim sorprende Gomaz e l'accusa di voler sedurre la favorita del sultano. Gomaz fa appello alla loro comune origine di cristiani caduti in mano degli infedeli. Come può la Zim, per essere salito alle più alte cariche, dimenticare le sofferenze passate e la fraternità che lo lega ai compagni di sventura? Il rimorso, la commozione assalgono alla Zim. Egli promette protezione ai due giovani innamorati, ma raccomanda loro la massima prudenza. E anche Gomaz è commosso dalla generosità di Alazim e vorrebbe dimostrargli tutta la sua gratitudine, ma allo stesso tempo non vede l'ora di raggiungere la bella nel serraglio. Ossia, vorrebbe precipitarsi da Zaide, ma anche un po' paura. Mentre la presenza del ministro gli dà un senso di sicurezza. Thank you.
Lucio, dal desio, io ti bacio, io t'abbraccio, ma non so più che cosa faccio, cosa mai sarà di me, cosa mai sarà di me, è una vita, una ferita, e non so più, non so cos'è. Essere la prima volta che Al-Azim si trova in imbarazzo col potente capo della polizia. E allora si ricorda che quando Solimano se ne deve liberare, gli consegna una borsa di denaro. Niente di personale, verrà versato nel sacro vaso votivo per le spese del culto e dei bisogni artistici e sociali. Rischiosamente Al-Azim per la prima volta segue l'impulso del suo animo generoso. Non è serve, levare, si può fermare.
Chi ha potuto vederlo da vicino si è accorto che sotto l'apparenza ossequiosa nel volto di Osmino si celava un'espressione più che mai infida. Invece una fiducia inaspettata deve essere nata fra Alhazen e Gomaz. Le cose devono essere andate così. Gomaz deve avere calato dall'alto del balcone una grossa cesta verso Alhazen. Dentro la cesta, che viene accolta con tanta delicatezza, deve stare Zaide. È l'inizio della fuga che si prepara. Non c'è tempo da perdere. All'alba partirà una carovana di beduini che attraverserà il deserto. Nascosti tra sacchi di spezie e grandi ceste sulla gobba dei cammelli, Zaide e Gomaz raggiungeranno così, nell'avventuroso segreto viaggio, la riva del lontano mare. Là, in una baia solitaria, è ancorato un battello che li attende. No, 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 un momento. Questa storia non è affatto convincente. E forse è meglio riprendere la storia da principio e capire meglio le motivazioni di Alhazen. Zaide velata esce furtivamente dal serraglio e non si accorge che un'ombra furtivamente la spia. Alhazen non fa che eseguire scrupolosamente l'incarico di sorveglianza affidatogli dal sultano. Ma perché vi mette tanta partecipazione? Tutto induce a supporre
che il ministro si sia innamorato della favorita e il suo animo sia diviso tra la lealtà al sovrano geloso e la passione che lo rende geloso a sua volta. Gli innamorati non sanno che alla Zim sorveglia ogni loro mossa e che è disposto egli stesso a compiere anche le più audaci. Zaide attende. Al suo sgomento, alla Zim cerca di rassicurarla, dichiarandole il suo amore e spiegandole che la devozione d'un ministro può essere per lei una protezione fidata, mentre il capriccio per quello schiavo non può che portarla alla rovina. A Zaide queste parole suonano come un infame ricatto. Si dice pronta a confessare tutto a Solimano, prendendo su di sé tutte le colpe, pur di salvare Gomez. Alla Zim protesta che per amor suo è disposto ad affrontare ogni rischio e ogni sacrificio. Ah, invano! Piuttosto che permettere la rovina della giovane, egli accetta di lasciarla fuggire insieme a Gomez. Forse, una volta che lei sarà lontana, la pena del suo amore sarà meno cocente. Meglio forse prima vedere quale seguito possa avere questa situazione. Alla Zim protegge i due giovani, sì, mi pare giusto. La frontiera. Alla Zim fa passare Zaide alla frontiera, giusto, bene. Alla Zim deve ora far passare Gomez. Col suo mantello lo farà passare. È uno sviluppo drammatico da non buttare via. Ecco, l'infido. Ora sarà Zaide che attende Gomez, che dovrebbe arrivare col suo mantello grigio. Ma Zaide dunque attende Gomez ed ecco che no, non mi pare che il personaggio di Alazim migliori nel cambio, trasformandosi in un bieco insidiatore. Forse le sue motivazioni dovrebbero essere più sfumate, ambigue, oscure anche a lui stesso. Ecco, la causa delle trepidazioni di Alazim potrebbe invece essere Gomez. Non eccediamo. Ecco invece la nostra possibile storia. Nel nobile portamento del giovane prigioniero, Alazim ha riconosciuto l'immagine di se stesso quando giunse in catene al palazzo di Solimano. Vorrebbe fare qualcosa per quel giovane, come per un fratello o un figlio. Ma i doveri del suo rango gli impediscono di intercedere per un prigioniero. Eppure egli non si stanca di seguirlo con lo sguardo. Non ha occhi che per lui. Con allarme si accorge di non essere il solo a interessarsi a Gomez. Che la favorita del sultano si sia invaghita dello schiavo non lo rallegra. La gelosia di Solimano è temibile. Una storia come questa può essere molto pericolosa. E non ne verrà che male per il suo beniamino.
Alla Zin crede giusto avvertire Gomaz del pericolo e lo consiglia di restituire il ritratto a Zaide. Ma le cose vanno secondo il destino. Visti vani i tentativi di separarli, Al-Azim, amareggiato ma generoso, si impegna ad aiutare la loro fuga, anzi, a fuggire con loro. Comunque siano andate le cose, eccoli ora all'alba, una speranza anima ogni loro gesto. Qui al confine del deserto stanno per arrivare. Chi sono in verità? Una tradizione che precede gli anni del manoscritto dice che personaggi così possono essere due fratelli e il ministro il loro padre. Un'arcana passione, certo, li lega. E in quel mondo dove arrivarono uno ad uno, tutti rapiti da vicende misteriose, di mari, di pirati, in cui si è persa quasi la memoria di chi e cosa si era, forse un dubbio, un presagio che unisce il lontano passato con il presente e col futuro, turba l'affetto amoroso dei due giovani. Se fossero fratelli, la folle corsa per fuggire ora non lascia spazio alle domande a noi, forse nemmeno a loro. La libertà sembra a portata di mano. La libertà è una striscia azzurra all'orizzonte. La libertà è l'ultima duna prima del mare. Sure.
Questo tradimento. Il suo nome è troppo famoso. È facile da indovinare, ma difficile da pronunciare. Rinuncerei a tutto per non dirlo!
quel nome e all'azienda. È fuggito con loro e si ha la prova che abbia fornito loro umili vesti musulmane. Sono stato molto incerto sul modo di catturarli, poi ho capito, ma è un metodo crudele, estremo. Rinuncerei a tutto per non farlo. Imperatore Solimano, da tempo, per la sicurezza e l'onore del tuo regno, ho ad ogni punto del confine squadre di spie a te stesso ignote. Posso metterla a conoscenza, in gran segreto, del sacrilegio della fuga, e presto, zac, sopprimerle. Per fare questo, ho bisogno di grande aiuto morale. Più ne avrò, più presto i traditori verranno presi. Li prenderemo, imperatore Solimano! Cielo, fa che sia vero. Arriveranno, ma li farò squartare. Io non sarò più cieco davanti a quegli occhi. Arriveranno, e il mio cuore sarà pietra. Misera dolcezza che tu fai balenare nella debole fantasia e che nella realtà concedi così male! Via dal mio petto! Via! Libero! Costringere ad amare mi fa schifo. Corrompere per sedurre è un disonore, e poi, per essere felici nell'amore, la natura dovrebbe compiere il miracolo di trasformare le donne in creature oneste, nobili e virtuose, come gli uomini! Arriveranno. Non sarò più schiavo. Non voglio vendicare solo la tua colpa. Zaide, vendicherò anche il mio amore. Thank you.
fonda per chi la combatte, per chi la combatte, non trova pietà. No, è brava, non trova pietà. Pensando, non crede, non sente, non crede. La morte, la morte darà. Pensando, non crede, non sente, non crede. La morte, la morte, la morte darà, sbagliando lontane, mi avrete catene, la morte darà, la morte darà, sbagliando lontane, mi avrete catene, la morte darà. Imperatore Solimano? Alla zim! Proverbi che sapienza, chi ha l'occasione e non la piglia, e mamma, mamma, chi ha l'occasione e non la piglia, e masca il sol, non è che ci dispiace, non è che ci dispiace, ma se lo guardi in faccia. Fischiate in tiber quel che lep, fisch bei nahe blut ich weg, c'è dentro tutta resistenza. Chi può raffare e non arraffa, bebebe, chi può raffare e non arraffa, e soare, non è che ci dispiaccia, no, ma se lo guardi in faccia, ah, chi si lamenta scalt un flut, chi sta contenta e gestut, non pote perde la pazienza. Alla virtù, e lieti di che torni pui, se alla virtù, se alla virtù, contento lui. Non è che ci dispiaccia, no, non che ci dispiaccia, ma se lo guardi in faccia, ma se lo guardi, guardalo, guardalo in faccia, guardalo in faccia. Ah, 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 ah. Ciao. Se alla virtù dei giorni bui contento lui, per fungi spai der Tafel sitzt, und schnatt in Speis und Tag nicht los, es schnatt in Fieber kettel lebt, und sich bei nahe Blut sich wendt, ja l'occasion, ja l'occasion, e non la figlie mascalzon. E un mamma, ma, e un mamma, ma, e un mascalzon. Non è che ci dispiaccia, ma se lo guardi in faccia, chi ha l'occasione e non la piglia, e masca il sol.
La libertà era una striscia azzurra all'orizzonte. La libertà era l'ultima duna prima del mare. La libertà era il non credere ancora ai vostri occhi quando le scimitarre dei giannizzeri lampeggiarono sbarrandovi la strada.
Ciò che Solimano vorrebbe sapere è perché Zaide ha voluto fuggire. Non avevo fatto di te la donna più fortunata e invidiata di tutto l'Oriente. La tua generosità mi ha dato tutto, grande Solimano, tranne tre cose. La prima è la libertà, e la seconda, la patria, e la terza, l'uomo che amo, Gomaz. Solimano impallidisce di rabbia. Che sia portata al patibolo! Il tuo amore credeva, e per me noi ci
in mezzo a tante emozioni, scommetto che vi siete un po' dimenticati di Alla Zim. Incominciamo dalle nostre ultime ipotesi, cioè che Alla Zim abbia protetto la fuga non dei due giovani, ma di uno solo, abbia fatto arrestare l'altro. Se egli protegge Gomaz, crede di poter contare sulla complicità di Osmino. Ma davanti a Solimano, Zaide inveisce contro il perfido Alla Zim. Il sultano vuol sapere come sono andate le cose. Alla Zim dice che ha voluto salvare la morigeratezza di uno schiavo, Gomaz, dalla seduzione di quella maliarda. Se invece è Zaide l'oggetto della passione di Alla Zim, la situazione si complica. Lei si è indignata quando l'ha riconosciuto sotto il mantello di Gomaz. Come portare a termine la fuga con una compagna così poco consenziente? Osmino arriva, mentendo dice che non rivelerà la parte avuta dalla Zim nell'affare, ha catturato Gomaz, ora anche Zaide. I due giovani sono condotti in catene davanti a Solimano, Solimano sa già tutto, Alla Zim prova a tenere la sua aria nobile e virtuosa, ma viene condannato alla decapitazione. Ma non possiamo escludere la prima ipotesi, la più semplice. Alla Zim ha protetto la fuga dei due amanti, è stato arrestato da Osmino, il sultano lo interroga, come hai potuto fare questo a me? E Alla Zim risponde col suo stile saggio e solenne, misteriosamente. È inutile che i despoti, è inutile che i despoti vogliano gli accanto ai propri sudditi.
è inutile che i despoti, è inutile che vogliano, che vogliano comprendere che accanto ai propri sudditi fratelli non li sente, che accanto ai propri sudditi fratelli non li sente, non li sente, fratelli, non li sente, fratelli, non li sente, fratelli, non li sente. Ora ci attende un compito difficile, uno scioglimento per ognuna delle alternative o per tutte in una. Cosa può capitare ai personaggi a questo punto? Dobbiamo cercare di immaginare il libretto perduto di Mozart o provare a farci noi librettisti di Mozart. Siamo nel teatro d'opera del Settecento europeo. I libretti d'opera arrivati a questo punto introducono di solito un colpo di scena, un riconoscimento inaspettato. Per esempio, al momento estremo, alla Zimbro annuncia una frase misteriosa: destino crudele, oggi una buona azione mi costa la vita, come un giorno un'altra buona azione mi costò la libertà. Il sultano gli chiede che cosa ha voluto dire e alla Zim racconta la sua storia. Un tempo egli comandava una nave da guerra spagnola. Al largo di Gibilterra aveva sorpreso una nave pirata mentre attaccava una galera turca. Cambiando velocemente rotta, s'era lanciato al soccorso degli assaliti. La galera turca era riuscita a fuggire, ma la nave spagnola s'era trovata tutto un tratto circondata da una flottiglia di pirati. Era così che egli era stato fatto prigioniero e venduto come schiavo, era finito alla corte di Solimano, dove aveva potuto riscattarsi. Solimano, naturalmente, a quel punto esclama: «Allora sei tu il coraggioso capitano spagnolo che mi ha salvato la vita», e dà ordine alle guardie di liberarlo. Ora i personaggi corrono verso il destino e noi proviamo a capire dove andiamo con le nostre ipotesi. Se alla Zim è davvero nobile e disinteressato, offrirà la vita per i due innamorati, Solimano si commuoverà e li libererà tutti e tre. Se alla Zim è interessato solo a Gomaz, Zaide verrà lasciata a suo destino. Gomaz vorrà morire con lei, Solimano commosso li libererà. La situazione presenta tutt'altro sviluppo drammatico. Se l'oggetto della passione di Al-Azim è Zaide, per soddisfare il suo desiderio, Al-Azim escogita un nuovo piano. Egli supplica Solimano che la bella condannata a morte sia affidata alle sue mani. «Saresti disposto a fare da carnefice?» gli chiede Solimano. Alla Zimbra brevidisce, poi rapido risponde: «Sì, a patto che l'estremo supplizio possa svolgersi lontano da sguardi indiscreti. Quel che gli vuole è restare solo con lei, portarla via. E poi dovrai decapitarla in mia presenza», dice Solimano. «Spogliati e prendi la mannaia.
ad Allazim non resta che obbedire. E allora che tanto Solimano quanto Goma scorgono un tatuaggio sul petto di Allazim. Questo tatuaggio risveglia in entrambi un lontano ricordo. Chi aveva un tatuaggio simile? Bisogna sapere che quella storia della nave da guerra spagnola che Allazim ha raccontato e Solimano si è bevuto senza alcun sospetto era una mistificazione del machiavellico ministro. Ossia, la storia era vera, ma vantandosi di aver salvato il sultano, Allazim non ha fatto che attribuirsi una gloria usurpata. Usurpata a chi? Ma a Gomaz, ufficiale fiammingo imbarcato su un galeone della grande armada spagnola. Era lui, Gomaz, che aveva comandato l'attacco contro i pirati, proteggendo la fuga nella nave di Solimano. Fatto poi prigioniero dai pirati, era cominciata per lui la triste vita dello schiavo. E il capo dei pirati chi era? Ma Allazim, diamine, cristiano rinnegato, uomo dalle molte vite. Solo che ormai tanti anni sono passati e nessuno riconosce più nessuno. Solo il tatuaggio che aveva sul petto il capo dei pirati, quello se lo ricordano tutti. Ecco che Allazim è smascherato e condannato. Gomaz e Solimano si riconoscono. Il sultano, per gratitudine verso il suo soccorritore d'un tempo, lo lascia partire con Zaide. Poi, stanco, rinuncia al potere e ai beni del mondo e parte in pellegrinaggio alla Mecca. Allazim fugge seguendo il suo destino. E forse c'è un'ultima ipotesi. Lo scopo di Allazim non è né il bene di Zaide, né il bene di Gomaz, né il bene universale, ma il bene di Solimano e del suo regno. Allazim è un freddo uomo politico. Sa che un sistema di potere può realizzare la perfetta armonia solo se gli schiavi sono contenti di essere schiavi. Il regno di Solimano potrebbe essere l'età dell'oro se non ci fossero Gomaz, che continua a sognare la libertà, e Zaide, che è infelice, pur essendo la più sfavillante gemma del serraglio. Basterebbe allontanare due guastafeste dal palazzo, pensa Allazim, e Solimano regnerà sul paradiso in terra. Il piano di Allazim prevede rigorosamente che Zaide si innamori di Gomaz e che la loro fuga non incontri ostacoli. Ma Solimano non è d'accordo, non comprende che è tutto per il suo bene. Che i despoti non desiderino altro che l'inquietudine, il perpetuo sospetto, il disagio. Quali elementi inscindibili del potere. Se l'amor
Così rimangono sospesi in un'opera che sembra stia per finire immediatamente e che invece non finisce, tra parti cantate che sono come lapislazzuli e ametiste incastonati in un mosaico azzurro, indaco e pervinca. Le gemme scintillano in mezzo agli aggrovigliati arabeschi sul muro, in fondo a un patio sussurrante di zampilli,
Il palazzo va in rovina, le erbacce invadono il patio, il mosaico è percorso da crepe e si sgretola. Ma i tasselli preziosi verranno inseriti in un altro mosaico, sulla volta d'una moschea. I mongoli di Gengis Khan invadono il paese e incendiano la moschea. I lapislazzuli e le ebetiste, salvati dalle fiamme, serviranno per altri mosaici lungo le scale d'un bazar, nel cortile di un caravanserraglio, nella reggia di un califfo, in una fortezza del deserto, in cima alla cuspide d'un minareto, nel fondo di una vasca dove l'odalisca fanno il bagno. Così rimangono sospesi. Lapislazzuli e ametiste. Incastonati. In un mosaico. Azzurro. Indaco e pervinca in un'opera che non